Ciao a tutti makers, questo è un video un po' particolare perché sono stato selezionato per fare una recensione di un prodotto molto particolare. Reloi Merlin mi ha inviato il Netatmo. Eccolo qui, sicuramente lo conoscete, è un termostato smart. Ecco qui la confezione, che vi consente di domotizzare completamente l'utilizzo della vostra caldaia e di risparmiare anche un bel po' di soldi. Questa è la mia prima campagna per conto di Reloi Merlin, programma The Savers. Se vi piacciono questi contenuti, non dovete fare altro che cliccare sul link che vi metto in descrizione. Così mi verranno assegnati dei punti e potrò proseguire con le campagne. Un bel unboxing e poi vediamo tutto nel dettaglio. Niente da dire, la qualità si vede anche solo dal packaging. Questo video vi faccio vedere come si installa dall'A alla Z il termostato nella modalità fissa, cioè quella a parete. Vi mostro poi la configurazione del software sotto Android e mi raccomando, per qualsiasi domanda sull'installazione e soprattutto su quella del software, i commenti sono a vostra disposizione. Inoltre Netatmo è compatibile per il controllo vocale con Google Home, Siri e Alexa. Questo è tutto quello che è contenuto nella confezione. Qui c'è il termostato, la cover per termostato nel caso si utilizzi in modalità Wi-Fi, il ricevitore che può essere collegato o alla corrente direttamente con la presa o direttamente in configurazione con il collegamento alla caldaia. Libretto di istruzioni, mascherina per nascondere eventuali imperfezioni della parete quando si va a installare il termostato in modalità diciamo fissa. Poi ci sono tre batterie AAA mini stilo per il collegamento del termostato, adesivo per collegare questa tipologia di cavo, tasselli, questo è un cavo USB, micro USB. Il Netatmo è un termostato di ultimissima generazione che deve essere utilizzato con un cellulare e un router Wi-Fi. Due sono fondamentalmente le possibilità di utilizzare questo termostato, la prima in modalità totalmente Wi-Fi e la seconda in modalità fissa. Allora, prima di iniziare a farvi vedere come si fa l'installazione del termostato che è collegato con i fili, quindi nella modalità a parete, vi voglio spiegare come fa il Netatmo a comandare la vostra caldaia a distanza. Bene, una volta che avete configurato lo smartphone, quindi avete installato il software, il cloud Netatmo memorizzerà il vostro IP, ovvero l'IP del vostro modem. Quando dato un comando dal vostro telefono, questo comando passerà dal cloud della Netatmo al vostro modem, il modem poi lo trasferirà al relay trasmettitore, il relay trasmettitore poi al termostato e poi attraverso i fili verrà dato l'impulso alla caldaia. Questo è tutto quello che serve per l'installazione di tipo fisso, praticamente termostato, ricevitore, tasselli, le due mascherine e l'adattatore 220 volt, cacciaviti e chiaramente il trapano per fare i fori nella parete. È un'operazione molto semplice, ma se non siete esperti di elettricità, meglio farlo fare a un elettricista. Io ho già rimosso la vecchia mascherina nel vecchio termostato. Ci sono i due cavi che praticamente portano il segnale alla caldaia. Staccare sempre la corrente prima di fare qualsiasi operazione. Non bisogna preoccuparsi dei fori del vecchio termostato perché verranno completamente coperti dalla mascherina che vi ho fatto vedere prima. È meglio utilizzare i puntalini capicorda sopra ai cavi preesistenti. Ah, questa qui è la sovramascherina che andrà praticamente a nascondere tutte le imperfezioni del muro. E questa è la mascherina di collegamento dei cavi al termostato. Quindi facciamo passare i cavi all'interno. Praticamente la mascherina andrà a schiacciare la mascherina esterna e terrà il tutto fermo. Prendere una bolla, almeno così siete sicuri di fare il lavoro preciso. Quando è tutto in bollo andate a fare i segni. Basteranno semplicemente due fori. Per fare dei fori veramente precisi io utilizzo questo che è un segnafori per il metallo. In modo praticamente da poter distradare la punta ed evitare che scivoli. Se poi non volete sporcare, sì, una mascherina fatta con la carta, così la polvere non finisce per terra. Ora che abbiamo fatto i fori, basta mettere i tasselli e andiamo a montare la mascherina. Facciamo passare i cavi attraverso il foro e andiamo a incastrare la mascherina esterna su quella interna. Nel mio caso specifico ho dovuto inserire delle viti maggiorate perché questo muro non mi consentiva di inserire le viti che sono nella confezione. Rimuovo la placchetta. Questi due cavi non hanno polarità, quindi potete metterli indipendentemente a destra o a sinistra. Andiamo ad accorciare leggermente la lunghezza dei puntali. È più semplice se si estrae direttamente questo che è l'alloggiamento dei morsetti e andiamo a collegare i morsetti in questo modo. Serriamo bene i morsetti, poi andiamo a rimettere in sede
il tutto e poi andiamo a rimontare il cappuccio. Adesso il collegamento con la caldaia è stato effettuato, dobbiamo soltanto andare a montare il termostato. Polo negativo, che è quello piatto, contro la molla. Si accende e inizia a fare la ricerca del trasmettitore. Per l'installazione basta inserire, vedete, questi due contatti di metallo in questi due fori dove sono gli alloggiamenti dei morsetti. Quindi andiamo a mettere il termostato contro la mascherina e spingiamo. Ecco, l'installazione è avvenuta. Adesso andiamo a installare il nostro relè trasmettitore, che è quello che poi si occupa di collegarsi con il nostro termostato e poi con il nostro impianto Wi-Fi, quindi con il nostro router. Prendiamo l'adattatore 220 V, lo andiamo ad inserire, praticamente questa linguetta la facciamo corrispondere all'etichetta, poi non bisogna fare altro che schiacciare. Ora andiamo a inserire il trasmettitore in una presa di corrente e dopo circa 30 secondi si stabilirà il collegamento col termostato. Per accendere la caldaia, sempre in modalità manuale, basterà tenere premuto sulla parte destra del termostato fino chiaramente a superare la temperatura ambiente, che in questo caso è 21 gradi. Avanzando di mezzo grado alla volta, appena supero i 21 gradi, con 22 gradi la caldaia si accende. E lo capite perché, vedete, appare questa piccola icona della fiamma. Per spegnere la caldaia, sempre in modo manuale, basterà schiacciare sulla parte sinistra del termostato fino a che non arriva a zero. A questo punto la caldaia va in off. Questa che avete visto è l'installazione per andare a sostituire un termostato da parete, ed è quella classica, diciamo, utilizzata nel 90% dei casi. Questo termostato deve essere utilizzato in abbinamento ad uno smartphone, perché dall'interfaccia è possibile fare solo due cose: accendere e spegnere la caldaia o aumentare o diminuire la temperatura di mezzo grado alla volta. Adesso andiamo a vedere come installare il software compatibile con iOS e Android e come configurarlo per un utilizzo smart. Andiamo a installare Netatmo Energy, facciamo apri. A questo punto bisogna creare un account, io già ce l'ho, quindi non ho bisogno di farlo. A questo punto clicchiamo su continua, ancora una volta. Ecco, a questo punto ci chiede di fornire già delle informazioni. La prima è la fonte di energia, in questo caso sarà sicuramente, nel mio caso, è il gas. Ecco, poi ci chiede di se è una casa privata, in questo caso casa privata, poi la superficie, indicate la superficie e facciamo chiudi. Poi a questo punto dobbiamo configurare il wifi, quindi cliccate su configura il wifi, continua. Abilitiamo anche i servizi di localizzazione, va fatto soltanto adesso per fare l'installazione, poi possiamo revocare i permessi. A questo punto ci chiede di indicare qual è il colore della luce sul nostro relè trasmettitore. In questo caso la luce è intermittente, è di colore bianco, la selezioniamo, poi andiamo a scegliere la rete Wi-Fi, che in questo caso la mia è la Fastweb, e andiamo a inserire la password. E facciamo con valida. Andiamo a cliccare ancora una volta. In questo momento sta cercando il nostro relè. Dopo una quindicina di secondi dovrebbe trovarlo, eccolo, lo ha trovato. Ci andiamo a cliccare sopra. Ora passeranno circa 2-3 minuti prima che l'impostazione sia terminata. A questo punto, vedete, noi siamo già connessi con il nostro router Wi-Fi. La temperatura, infatti, che vediamo sul cellulare è esattamente quella che troviamo sul termostato. 16 gradi è praticamente la temperatura impostata e 19,2 è quella ambiente. Vedete, ora le temperature sono le stesse. Se io voglio aumentare adesso la temperatura, diciamo target, vado ad agire su questi tasti, vado a confermare con valida e dopo un secondo praticamente sul termostato verrà visualizzata la stessa temperatura, vedete 18,5. A questo punto, se io voglio andare a accendere la caldaia, mi basterà superare la temperatura, diciamo, ambiente. Andrò a mettere 20 gradi, fare con valida. Appena il termostato riceve il comando, si accende la caldaia. Da qui posso fare qualsiasi tipo di configurazione e la caldaia, dopo circa un secondo, riceverà il comando. Nella videata principale lui mi dà appunto le informazioni sulla temperatura target e su quella attuale. Mi dà anche la temperatura esterna, vedete 4 gradi, poi se vado nel menu, attraverso gestisci la mia casa, io posso creare varie stanze con varie impostazioni di temperatura, poi ho naturalmente la mia programmazione settimanale dove posso impostare l'accensione, le temperature a tutti gli orari che desidero, poi posso avere il grafico dei consumi, anche questa è un'applicazione molto interessante perché mi dà la possibilità
possibilità di tenere assolutamente sotto controllo tutti quelli che sono i consumi. Poi c'è la gestione ospiti, che è una funzione molto interessante. Se io ho una casa vacanze, un B&B, oppure cedo in locazione l'appartamento per un periodo, invece di dare la possibilità al conduttore di creare un suo account, posso concedergli, come dire, dei privilegi di utilizzo del mio account, senza che lui però abbia accesso all'account originale. Così quando lui andrà via, io potrò cancellare la sua possibilità di accedere alla mia caldaia. Il software quindi è estremamente completo, perché vi offre una serie di preset che sono finalizzati al risparmio energetico. Mi viene in mente ad esempio il programma antigelo. La caldaia si imposterà in modo tale da consumare il meno possibile, preservando i tubi dal ghiacciarsi. Allora, parliamo adesso di programmazione, quindi parliamo di risparmio energetico. Qui siamo nella videata della programmazione. Andiamo su Crea un programma. Ora inseriamo il nome, in questo caso Fabio, e praticamente lui ci mette in tutta una serie di impostazioni che sono personalizzate sulle nostre abitudini. Quindi ci dà il benvenuto, poi ci chiede per esempio a che ora ti alzi durante la settimana, a che ora vai a letto, se sei a casa durante il giorno, a che ora esci da casa, a che ora torni, a che ora torni a pranzo, a che ora ti alzi il weekend, a che ora vai a letto, se di solito sei a casa il sabato e quale poi sarebbe la tua temperatura ideale per vivere in casa.